Sono Nadia, ho 37 anni e sono ipovedente e vengo da Modena. Sei appunto uno degli ipovedenti dell'equipaggio. E alla nostra prua si vede l'Elba. Cosa rappresenta per te questa visione? È una visione che in questo momento mi racconti tu, perché il sole mi abbaglia e quindi aspetterò con trepidazione il crepuscolo per vedere tutto ciò che ho intorno, ma sento avvicinarsi al di là del visibile orizzonte quello che è il nostro traguardo, che è un traguardo di naviganti che hanno navigato soprattutto in storie, in mondi nuovi che si sono incontrati su questa barca e che si sono intrecciati per le loro storie, per le loro sfide, per i loro limiti e per la voglia che abbiamo tutti di andare al di là di noi e dei nostri piccoli freni tirati. Si sente lo standard di Yellow the World che sbatte, si sentono gli spruzzi di acqua sui nostri piedi, si sente il vento. Sono alcune delle sensazioni che tu avevi descritto in un racconto fatto prima di partire, in cui raccontavi le tue forse preoccupazioni o perplessità, emozioni, pensieri dal molo, come li avevi definiti tu. Ora che siamo a poche miglia dall'arrivo, come confronti queste sensazioni dal molo con quelle del mare? Faccio fatica a dare un continuum, forse, perché tante cose le avevo previste, tante sfide le avevo messe in conto. Ho colto molto di più dei momenti prepartenza, ora riesco a cogliere di più la magia degli opposti che si incontrano nel mondo della navigazione, quindi una sensazione di totale libertà e di infinitudine quando si sta a prua da soli e l'orizzonte è soltanto blu e vento e basta. C'è solo il corpo e i capelli che volano via, il vento che fischia tra nelle orecchie e gli orizzonti infiniti che con buona pace del sole si confondono con il cielo. Mentre poi basta scendere un 4-5 gradini e ti trovi in una condizione in cui la libertà arriva al suo antipodo, arriva al suo opposto, quindi la finitudine e soprattutto lo spazio stretto da condividere con l'altro, che in quel caso segna il limite del nostro esistere, ma segna anche la possibile continuazione del nostro esistere, perché mi è stato ben chiaro che ogni volta in cui avevo di fronte, di fianco, addosso un'altra persona, era uno specchio potente con Nadia che finiva e Nadia che ricominciava. Tu sei una conoscitrice, se così si può dire, degli elementi, o comunque ti piace analizzarli e conoscerli, e ti piace parlare di dei e di universo e di stelle e di mondi sconosciuti o no, comunque non materiali. Cosa pensi che ti abbia insegnato l'acqua? L'acqua per me è sempre stata la metafora delle emozioni, non solo per me, ma in generale lo è. Io sono una creatura di acqua e le emozioni mi hanno sempre sconquassata. E è uno dei miei, delle mie, diciamo, le mie scommesse della vita. Il fatto di prendere tutta quella forza con cui le emozioni si impossessano di me e farla diventare una forza non controllata ma controllabile, che possa svilupparsi in qualcosa di grande. E
penso che l'acqua abbia amplificato questa motivazione a continuare a puntare a guardare avanti. E penso che questo viaggio mi abbia insegnato più di ogni altra cosa che è possibile starci dentro, nelle emozioni, e governare in qualche modo le nostre emozioni, il nostro vento interiore, la nostra acqua interiore. Quindi è possibile. L'importante, come sempre, è riconoscere quelle tempeste che ci sono dentro, anche quando il mare fuori è piatto, e sapersi immergere, ricordarsi che c'è tanto da scoprire anche sotto, e che, come è bello viaggiare in superficie, è bello anche immergersi e lasciarsi trasportare un attimo dalla corrente, per poi riguardare di nuovo lontano e dire: ok, quella è la barca, quella è la mia casa, quella sono io. E dopo un piccolo viaggio di scoperta ritorno da me, perché per quanto gli spazi possano essere strettissimi o limitanti, o per quanto l'orizzonte possa essere infinito, c'è sempre una casa dentro, c'è sempre una barca dentro, un timone, e quel timone ce l'abbiamo noi.